Buonasera a tutti e benvenuti. Ma che bello rivedervi, mi siete mancati. Un abbraccio anche a degli amici di Crema che aspettavano con ansia il mio ritorno, ma via, iniziamo subito con l'argomento di questa sera. Ma perché non siamo andati a votare? Sto parlando del governo, prima puntata post estate, ovviamente governo. Siamo partiti, ci siamo lasciati con un governo e ritorno di governo ce n'è un altro. Ma perché non siamo andati a votare? Ora, non siamo andati a votare perché è dal settembre del 1919 che l'Italia non andava a votare in autunno. Ma vabbè, 1919 c'era il re, viva il re, abbasso il re, ma tutto qui? No, non siamo andati a votare perché entro il 27 settembre deve essere approvato il documento economico finanziario, se no entriamo in un esercizio provvisorio di bilancio, 4 mesi, disastri, conti in rosso, tutto quello che vogliamo, votare non va bene. E vabbè, questo lo sapevamo, lo abbiamo immaginato, ce lo hanno raccontato in mille modi. Ma perché non siamo andati a votare? Abbiamo la Costituzione, abbiamo il Presidente, abbiamo i partiti, abbiamo la politica. Non siamo andati a votare semplicemente perché tecnicamente, se vogliamo, e sto parlando di tecnicamente, non di politicamente, non di etica, non di morale, non di buonsenso e nemmeno di aspettative degli italiani, non siamo andati a votare perché da un punto di vista costituzionale, essendoci una maggioranza parlamentare, le elezioni non servono. E quindi se il Presidente della Repubblica verifica che c'è una maggioranza possibile, sostenibile ed incarica una persona a rappresentare una istanza, una valutazione per formare il governo, se c'è la maggioranza, se ci sono i numeri, non si va a votare. E per questo motivo non siamo andati a votare. Quindi Mattarella, insulti, il presidente, ingiurie, no. Non va bene. Il presidente Mattarella, dal punto di vista costituzionale, ha verificato la possibilità di combinare dei numeri dando incarico a qualcuno. Ora, possiamo pensare a una situazione, che ne so, di tifoseria, un presidente che dentro di sé possa pensare ma che bello si è formato questo governo, ma che bello l'altro governo si è sciolto, ma che bello avrei preferito io un altro tipo di governo, non lo so, umanamente non lo so, politicamente non lo so. A livello istituzionale la Costituzione non è stata violata. E quindi non prendiamocela con la Costituzione, non prendiamocela con il Presidente della Repubblica. Prendiamocela con la politica, prendiamocela con noi stessi, prendiamocela con chi ci rappresenta se non siamo contenti di questo governo. La politica, l'etica, la morale, il votare qualcuno per vederlo rappresentare il mio voto, il verificare che tutto questo non c'è stato, il verificare che partiti, parlo anche della Lega, parlo del PD, parlo del Movimento 5 Stelle, parlo di altri partiti, il verificare che partiti che hanno raccolto voti combattendosi l'un l'altro, insultandosi l'un l'altro, ora governano insieme, vedasi governo 1, vedasi governo 2, risponde al nostro bisogno di voto, risponde all'aspettativa che andiamo quando nell'urna scegliamo un nostro rappresentante che grazie a un consenso maggioritario possa governare? Siamo contenti di come funziona a questo punto il nostro sistema politico di combinazione dei numeri, delle percentuali tra i partiti o no? Questo è un po' il senso della cosa. Pensiamo poi che magari possa esserci un eccessivo attaccamento alle cosiddette poltrone o comunque si tenti in qualunque modo di non ridiscendere per paura di perdere consensi. Questo è un altro discorso. Etica poca, morale poca, politica da rifare evidentemente.
ma non siamo andati a votare, a prescindere da tutto questo, semplicemente perché i numeri esistevano, numeri mal combinati forse, per consentire la nascita di questo governo Conte bis. Attendiamo adesso, vediamo quello che si riuscirà a fare per evitare di arrivare poi, magari chissà quando, in un periodo non troppo lontano, a un altro governo che, ribadisco, forse potrebbe soltanto portare ulteriore confusione, ma non siamo andati a votare per questo motivo. Grazie.